Quindi significa che questo ferro di cavallo, questi denti che vanno montati, incollati sopra a questi spuntoni, c'è il rischio che siano più piccoli in realtà come ampiezza rispetto all'ampiezza che dovrebbero avere nel sorriso questi denti. Quando invece noi andiamo a avvitare le protesi, invece che incollarle, cementarle, vedi che i fori possono anche essere più interni. Ok, e i fori dipendono praticamente da dove è rimasto l'osso, perché i multi-unit vengono posizionati sulla cresta ossea. Quindi, se si è riassorbita la cresta ossea, è ovvio che i multi-unit saranno più verso l'interno del palato, ma non è detto che i denti debbano essere dentro l'interno del palato, anzi, è vero il contrario, i denti spesso si ritrovano più esterni rispetto alle zone dei multi-unit. Per questo è importante avere questi snodi di avvitamento, di modo che possiamo mettere i denti esattamente dove dovrebbero andare e i multi-unit dove è arrivata la cresta ossea.